La forza del vento e la forza dell'acqua vennero sfruttate dall'uomo fin dai tempi antichi. Il vento fece muovere le prime imbarcazioni e, in epoca medievale, azionò i primi mulini a pale, aiutando l'uomo nel suo lavoro. Anche la forza dell'acqua venne sfruttata fin dall'antichità. I romani sfruttarono la velocità della corrente dei fiumi per azionare le ruote dei mulini. Ricordate che oggi l'uomo costruisce impianti eolici, dighe, condotte e centrali, partendo dagli stessi sistemi per trasformare il movimento in energia. Il vento è la prima energia pulita e rinnovabile usata dall'uomo. Una centrale eolica trasforma l'energia di movimento del vento in elettricità. Gli impianti eolici assomigliano a grandi ventilatori, con torri ad altezza variabile tra i 25 e i 100 metri. Secondo voi, quale tra questi genera maggior corrente? È semplice, più ci allontaniamo dal suolo, più il vento è forte, e quindi le torri più alte possono intercettare venti più veloci e garantire maggiore produzione di energia. Ma non solo l'altezza consente maggior produzione, anche il tipo di pale può aumentare o diminuire le prestazioni. Le pale, generalmente tre, sono realizzate di solito in fibra di vetro e possono avere dimensioni variabili, da piccole, 3 metri circa, a enormi, fino a 80 metri nei grandi impianti. In azione sono una vera forza, possono raggiungere i 200 km orari spinte solo dal vento. Le pale, quando entrano in azione, trasmettono il movimento a un asse o mozzo e infine a un generatore elettrico. È il movimento delle pale che si trasforma in energia elettrica. Negli impianti più moderni, la velocità delle pale è controllata da un sistema di sicurezza che blocca il funzionamento in caso di guasto o di vento troppo forte. Esistono in Lombardia diversi tipi di impianti anche di dimensioni ridotte. Questi impianti, più semplici, si orientano velocemente verso la direzione del vento e, a differenza dei più grandi, possono produrre energia elettrica anche se il vento non è molto forte. Sono chiamati anche mini eolico e possono venire installati a terra o sui tetti delle case. Pensate al vantaggio per un rifugio in montagna di avere un mini impianto eolico per produrre energia. Prima di installare un impianto eolico in generale, e specialmente in un parco di Lombardia, è necessario studiare con attenzione la posizione, l'impatto ambientale, le rotte migratorie degli uccelli, oltre alla velocità e alla direzione del vento. In base ai risultati, si sceglie come e dove costruire. Ad esempio, vicino alle coste di mari e laghi, per utilizzare al meglio l'esposizione alle forti e costanti correnti, si realizzano grandi parchi eolici chiamati offshore. Non è il nostro caso, in Lombardia è più facile incontrare impianti di piccole o medie dimensioni. Le nostre aree pianeggianti sono senza vento e bisogna andare sulle zone montane e collinari per ricavare energia eolica. L'energia idroelettrica, al contrario, riveste da molto tempo una importanza particolare per la nostra regione, ricca di montagne e di acque. In Lombardia ci sono numerosi impianti anche all'interno dei parchi e sono centrali idroelettriche di due tipi: centrali a salto, tipiche di ambiente montano, e centrali ad acqua fluente, costruite lungo i corsi d'acqua anche in pianura. L'elemento fondamentale in entrambe è il lavoro dell'acqua. Una centrale idroelettrica a salto rappresenta un grande impianto e viene realizzata sbarrando con dighe un corso d'acqua. È composta da più elementi: il bacino artificiale, la diga, le condotte forzate, la turbina idraulica e il generatore elettrico. L'acqua contenuta in un bacino idroelettrico a una certa altezza è in grado di compiere un lavoro. Di quale lavoro si tratta? Cadendo da un dislivello dentro a un grande tubo, mette in moto una turbina, una specie di grande ruota a pale che gira e aziona un generatore di corrente elettrica. È questo lavoro dell'acqua che si trasforma in energia di movimento della turbina e poi in energia idroelettrica. Una volta terminato il ciclo, l'acqua ritorna a valle, dove potrebbe incontrare una seconda diga di sbarramento e ricominciare. Costruire una grande centrale è molto costoso e ha un forte impatto sull'ambiente. Infatti, le grandi dighe della nostra regione risalgono a epoche passate. Oggi si preferiscono impianti medi e piccoli.
anche i microimpianti che sfruttano mini dislivelli dei ruscelli delle nostre campagne possono produrre energia. Gli impianti ad acqua fluente non hanno bacini artificiali, sfruttano la corrente dell'acqua e vengono costruiti lungo i nostri fiumi e canali. In Lombardia l'energia idroelettrica è prodotta in molti parchi regionali lombardi e rappresenta un'alta percentuale della produzione dell'energia da fonti rinnovabili. Vero o falso? Nei parchi eolici offshore si fanno le gare di motoscafi!